Eccoci qua, stiamo ancora insieme, restiamo a casa, cuciniamo e facciamo dolci con la speranza che questo brutto, bruttissimo periodo passi presto. Bene, facciamo insieme questo strudel, uno strudel con la ricetta del Tirolo. Allora, mi preparo la pasta frolla, avete visto gli ingredienti all'inizio. Io la faccio con l'impastatrice, però potete farla benissimo anche a mano. Ho messo la farina ed il burro ammorbidito. Faccio girare, comincio a far girare. Ci metto dentro anche lo zucchero. Ci verso tutto lo zucchero. Così. Poi ci metto dentro il pizzico di sale, eccolo qua, e il cucchiaino di lievito, un cucchiaino di lievito per dolci. Questa è la scorza di limone grattugiata. Ci metto anche l'uovo, scusatemi la voce. E faccio girare, ecco qua la pasta frolla, diciamo che è pronta, la tiro fuori e la lavoro un pochino sul piano di lavoro. Io l'ho già fatto, dopodiché è un pochino duretta. Dopodiché la faccio riposare, la avvolgo nella pellicola e poi gli do la forma, qui non vi ho fatto vedere, gli do la forma di una mattonella praticamente. Non la metto in frigo perché la temperatura è abbastanza bassa. Nel frattempo che la frolla riposa, faccio tostare il pane grattugiato con la noce di burro, un cucchiaio di burro, dice la ricetta, comunque una noce di burro. E spengo, poi mi preparo le mele, le faccio a pezzettini. Allora, tre mele, vediamo perché queste sono grandissime, quindi penso che ne metterò due e mezza, perché sono veramente grandi queste mele. Poi vedo ad occhio quante ne servono. Ci metto lo zucchero di canna, mezzo cucchiaio, poco più. Qui andate a gusto, anche un cucchiaio va bene. Ci grattugio la scorza di limone. Questi sono i miei limoni bio. Ok. E poi l'uvetta che ho lavato e messa a mollo e strizzato, fatta asciugare un pochino. Questa è la cannella, un bel cucchiaino pieno di cannella. Anche qui è andata a gusto, anche due cucchiaini. Poi ci vorrebbe il rum che io non ho e quindi ho messo l'essenza di rum. Questi sono i pinoli. Bene. Ed ora giro un pochino con il cucchiaio, ma qui bisogna girare con le mani, naturalmente accuratamente lavate. Ci butto il pane grattugiato che ho tostato con il burro e adesso andiamo con le mani così mescoliamo bene gli ingredienti, si devono distribuire bene, altrimenti capita tutta l'uvetta da un lato. I pinoli lo stesso. Bene, adesso vado ad allargare la pasta frolla. Metto un foglio di carta forno. Vedete perché bisognava piegarla, diciamo, a mo' di tavoletta, in modo che quando l'allarghiamo ci viene meglio, oppure se la volete fare rotonda è lo stesso, io la farò quadrata come il foglio. Quindi la stendo, ci metto anche un po' di farina se serve e piano piano la sottiglio e l'allargo. Eccola qua, vedete, deve essere sottile ma non troppo perché altrimenti poi si rompe in cottura, si buca, invece deve rimanere
bella chiusa. Qui questo pezzettino di nero credo deve essere un pezzettino di mela, un semino di mela era, l'ho tolto. Ecco qua, ci siamo. Adesso mettiamo l'impasto al centro. Bene, io alla fine ho messo 2 mele e mezza, ma sono grandi queste mele. Se le prendete più piccoline vanno bene anche 3. Stringo bene l'impasto con le mani, poi mi aiuto anche con la carta. Ecco qua, lo stringo per benino. Bene, e poi io chiudo prima i lati, oppure potete fare anche viceversa, eh. Mi aiuto con la carta così e poi alzo così piano piano. Dobbiamo cercare di non rompere la pasta frolla che racchiude le mele. In alcuni video vedo che addirittura fanno i tagli, invece no, perché la mela deve essere cotta dentro con il vapore, si deve cuocere bene. Se facciamo i tagli il vapore esce, non. Almeno in Tirolo fanno così, perché io li vedo sempre tutti ben chiusi, i panetti di strudel. Ecco qua, nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi, statico, così dice la ricetta, anche se io preferirei mettere ventilato, però vediamo. Chiudo per benino. Diciamo che questa ricetta, insomma, l'ho cambiata leggermente perché ho guardato anche altri libri che ho comprato in Alto Adige, quindi variano da un libro all'altro, ma di poco, eh. E lo strudel si può fare anche con la pasta sfoglia, naturalmente, potete anche farlo con quella comprata, viene bene lo stesso, però va a gusto. Io lo preferisco con la pasta frolla, anche perché me la faccio da sola. Vedete, si sta bucando, richiudo per benino, la chiusura l'ho mandata sotto, ho fatto piano piano, non vi ho fatto vedere perché era un pochino complicato, però potete farlo anche con l'aiuto di un telo, quindi va la chiusura sotto, ecco qua, spennello con un uovo sbattuto, ci ho messo anche un po' di latte, per allungarlo un pochino, e spennello. Se mettete solo l'uovo magari viene troppo scuro sopra, invece con un po' di latte viene meglio. Volendo si può anche cuocere senza spennellare. Ok, faccio scaldare, il forno era quasi caldo a temperatura, e ho messo 40 minuti di cottura. Ed eccolo qui il mio strudel. Ho aspettato giusto 10 minuti e poi l'ho tagliato. Beh, lo strudel è buono caldo, eh? Caldo perché fuori è bello croccante, dentro ci sono le mele che si sono ammorbidite, hanno legato bene con l'uvetta, i pinoli, gli altri aromi. Vado subito ad assaggiarlo. Beh, ragazzi, che dire, è veramente squisito. Squisito, buonissimo. Questo è uno dei dolci che preferisco mangiare quando vado in Alto Adige, ma non solo, perché ecco, non, possiamo anche farlo noi. Certo, non sarà come quello che mangiamo su, però è molto molto simile. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Vi invito, se volete, a condividere il mio video, a lasciare un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!